In questa prima video lezione si presentano i risultati scaturiti dall'indagine economica condotta in Valle d'Aosta su vigneti allevati a Bio. Si fa presente che il modello economico che abbiamo messo a punto per lo studio in Valle d'Aosta, adattandolo opportunamente, può essere applicato anche ad altre realtà viticole di montagna. L'indagine economica si è posta alcuni obiettivi. Allora, innanzitutto i dati che abbiamo raccolto hanno permesso di valutare e confrontare i costi annui di coltivazione di vigneti condotti secondo forme di allevamento differenti. Nel caso specifico abbiamo preso in esame il Guyot e la pergola valdostana alta. Abbiamo poi valutato la sostenibilità economica dei processi culturali. In altri termini, si è analizzato se il processo culturale nel suo complesso sia economicamente sostenibile. Allora, i risultati che esporrò nelle slide successive sono contenuti sinteticamente nella guida transfrontaliera al capitolo 4 e 1, mentre gli stessi risultati sono presentati in maniera più dettagliata e approfondita nel manuale tecnico. Al fondo della video lezione è indicato il link alle due pubblicazioni che sono scaricabili gratuitamente e a disposizione per tutti coloro che fossero interessati ad approfondire ulteriormente il tema. L'indagine economica condotta sul Bio è stata realizzata ipotizzando un determinato contesto produttivo e partendo da alcune condizioni iniziali. Allora, innanzitutto abbiamo considerato una superficie vitata di un ettaro. E abbiamo scelto questa superficie perché riflette la dimensione più rappresentativa del vigneto medio aziendale a livello regionale in presenza di questa forma di allevamento. Abbiamo poi ipotizzato che i capitali fissi dell'azienda, quindi i terreni, i fabbricati e i macchinari impiegati nel processo produttivo, siano in proprietà. Pertanto l'imprenditore è sgravato da costi di affitto e di noleggio. Per quanto concerne invece l'impianto del vigneto, si è considerato che tutte le operazioni preliminari all'impianto, vale a dire lo scasso, la preparazione del terreno e la concimazione di fondo, siano realizzate in conto terzi, quindi da personale esterno all'azienda. Inoltre, i costi per la realizzazione dell'impianto sono stati parametrati su una durata di 3 anni, che rappresenta l'arco temporale mediamente necessario per l'entrata in produzione del vigneto. Per quanto riguarda invece la gestione del vigneto, è stata considerata l'attuale tendenza che prevede l'inerbimento spontaneo del suolo interfilare con invece il diserbo chimico sulla fila. Abbiamo poi ipotizzato la presenza di un impianto di irrigazione a goccia. Ecco, qui bisogna dire che la pratica dell'irrigazione è diventata di attualità, negli ultimi decenni, anche a causa dei cambiamenti climatici che portano ad avere estati sempre più calde e asciutte. Pertanto, intervenire con alcune irrigazioni nei momenti di emergenza, le cosiddette irrigazioni di soccorso, possono essere una pratica utile sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo del prodotto raccolto. Abbiamo poi ipotizzato un livello di meccanizzazione basso in coerenza con vigneti che non sono di sempre facile accesso e o in pendenza e nei quali molte operazioni culturali sono svolte manualmente. Il lavoro poi è esclusivamente di tipo familiare. Non è stato ipotizzato ricorso a manodopera salariata esterna, in quanto la superficie vitata che abbiamo considerato, che lo ricordiamo è pari a 1 ettaro, è pienamente gestibile dall'imprenditore e da alcuni coadiuvanti familiari, specialmente durante i picchi di lavoro. I dati impiegati per le valutazioni economiche sono stati raccolti attraverso specifici questionari che sono stati somministrati ai viticoltori valdostani. I dati raccolti sono poi stati validati e ulteriormente integrati attraverso alcune interviste fatte a tecnici regionali competenti in materia.
Passiamo ora a presentare i risultati più salienti emersi dall'indagine economica condotta su un vigneto allevato a Guyot. La tabella sintetizza i principali risultati relativi al costo totale di impianto e alla quota annua di ammortamento. Le valutazioni economiche qui presentate non tengono conto degli aiuti pubblici. Allora, la realizzazione di un impianto a Guyot richiede un costo totale di circa 86.000 euro, IVA esclusa, che sale a 97.000 euro se consideriamo anche l'IVA. Allora, il costo totale che è stato sostenuto per realizzare l'impianto, da un punto di vista economico, deve essere poi ripartito sulla durata media del vigneto, che nel caso specifico è stata valutata pari a 30 anni. Pertanto, tra le voci di costo da conteggiare nel costo annuo di produzione dell'uva, che analizzeremo poi nelle slide successive, bisognerà conteggiare anche questa voce di costo, che ammonta a circa 2.800 euro IVA esclusa, valore che invece sale a circa 3.200 euro nel caso in cui comprendiamo anche l'IVA. Parlando sempre di costo di impianto di un vigneto allevato a Guyot, vediamo ora qual è la ripartizione percentuale delle singole voci di costo sul costo totale di impianto. Allora, le valutazioni che sono presentate in questa diapositiva sono IVA inclusa e senza aiuti pubblici. Come si può vedere dal grafico, la voce di costo che incide maggiormente sul costo totale di impianto è rappresentata dai materiali necessari per la messa in opera dell'armatura. Voce di costo che ha un'incidenza di circa il 47% sul costo totale di impianto. Questa voce di costo è poi seguita dai costi legati al lavoro familiare, comprensivi di contributi da versare all'INPS, necessario per la realizzazione dell'impianto, con un'incidenza di circa il 19%. La terza voce di costo che incide in misura del 10% sul costo totale di impianto è rappresentata dal materiale necessario per realizzare l'impianto di irrigazione a doccia. Nella slide precedente abbiamo detto che il lavoro familiare rappresenta una delle voci di costo che incide maggiormente sul costo totale di impianto del vigneto. Ebbene, vediamo pertanto qual è la ripartizione del fabbisogno di lavoro sui 3 anni che abbiamo ipotizzato per la realizzazione dell'impianto del vigneto. Allora, innanzitutto il fabbisogno medio totale di manodopera necessario per realizzare un impianto a Guyot è di circa 1850 ore per ettaro. Di queste il 67% è concentrato al primo anno e specialmente per la messa in opera dell'armatura, un'operazione che richiede circa 700 ore di lavoro a ettaro, seguita dalla messa a dimora delle barbatelle, che invece richiede circa 300 ore di lavoro a ettaro, e quindi dalla posa dell'impianto di irrigazione a goccia, operazione che richiede circa 100-150 ore di lavoro a ettaro. Nei 2 anni successivi, poi, le operazioni culturali più onerose dal punto di vista lavorativo sono la potatura invernale, comprensiva della trinciatura dei sarmenti, e le lavorazioni in verde. Allora, per lavorazioni in verde intendiamo la spollonatura, la sfeminellatura e la cimatura. Ecco, in questo caso è comunque necessario precisare che i valori che abbiamo indicato in questa slide e quelli che poi presenteremo più avanti per la coltivazione del vigneto sono puramente indicativi. Perché? Perché sono valori che possono variare in funzione dell'organizzazione aziendale e delle caratteristiche specifiche del sito di coltivazione. Tutti questi fattori, infatti, sono in grado di influenzare in maniera anche rilevante il grado di meccanizzazione del processo produttivo e di conseguenza il fabbisogno in termini di manodopera. Proseguiamo a presentare i risultati più salienti emersi dall'indagine economica condotta sul Guyot.
La tabella sintetizza i risultati relativi al costo totale di impianto e alla quota annua di ammortamento nelle quattro ipotesi di studio che abbiamo fatto, quindi senza aiuti pubblici e con aiuti pubblici, IVA esclusa ed IVA inclusa. In modo particolare, la tabella intende mettere in risalto l'effetto dei contributi pubblici nel contenere il costo totale di impianto. Per quanto concerne i contributi pubblici agli investimenti aziendali, si è fatto riferimento al PSR 2014-2020 della Valle d'Aosta, che prevede un aiuto sull'acquisto delle macchine in misura pari al 40% dell'importo investito, IVA esclusa. Si sottolinea IVA esclusa, in quanto l'IVA è una voce di costo che resta a carico dell'imprenditore e che pertanto non è oggetto di contributo. Abbiamo poi previsto anche degli aiuti pubblici sul costo di realizzazione dei fabbricati, sui costi per la realizzazione dell'impianto del vigneto e dell'impianto di irrigazione a goccia, nella misura del 50% sull'importo complessivamente investito, sempre IVA esclusa. Allora, facendo un raffronto, dei valori IVA inclusa, è evidente come i contributi pubblici siano in grado di ridurre in maniera concreta il costo totale di impianto, che scende dai circa 97.000 euro nel caso in cui l'imprenditore non ricorra agli aiuti pubblici, ai circa 67.000 euro nel caso in cui l'azienda si avvalga di aiuti pubblici. Allora, come si può constatare dalla tabella, si ha una riduzione in termini di costi importante, quantificabile intorno al 30-35%. Questa riduzione poi si rifletterà di conseguenza anche sulla quota annua di ammortamento del costo di impianto del vigneto, passando dai circa 3.200 euro del primo caso ai circa 2.200 euro della seconda ipotesi. Passiamo ora ad analizzare i risultati relativi al costo di coltivazione di un vigneto allevato a Guyot, considerando che i risultati in tabella non tengono conto degli aiuti pubblici. Allora, i costi annui di coltivazione di un ettaro di vigneto a Guyot scarsamente meccanizzato ammontano a circa 19.000-20.000 euro, IVA esclusa. Costi che salgono a circa 22.000 euro se consideriamo anche l'IVA. Ne deriva pertanto un costo di produzione relativo all'unità di prodotto pari a 2,82 euro se non consideriamo l'IVA. Costo unitario che sale a 3,18 euro se invece consideriamo l'IVA. Allora, nel calcolo del costo di produzione unitario dell'uva abbiamo ipotizzato una resa produttiva media di circa 70 quintali per ettaro, in modo tale da tenere conto anche di annate particolarmente sfavorevoli a causa di avversità di varia natura e che possono chiaramente abbassare la media produttiva. Parlando sempre di costo annuo di coltivazione di un vigneto allevato a Guyot, analizziamo ora qual è l'incidenza media percentuale delle singole voci di costo sul costo annuo totale di coltivazione. Le valutazioni qui presentate sono IVA inclusa e senza aiuti pubblici. Allora, come si può vedere dal grafico, le voci di costo che incidono maggiormente sul costo annuo di coltivazione sono rappresentate dal lavoro familiare, comprensivo di contributi INPS, che è necessario per coltivare il vigneto. Questa voce di costo ha un'incidenza di circa il 37% sul costo annuo totale di coltivazione. È poi seguito dal costo relativo all'utilizzo delle macchine con un'incidenza pari al 28%. In questa voce di costo, quindi nel costo macchine, comprendiamo la quota di ammortamento, di manutenzione e assicurazione delle macchine che sono impiegate nel processo produttivo e tutti i costi che sono riconducibili ai fabbricati adibiti al loro ricovero. La terza voce di costo che incide maggiormente sul costo annuo di coltivazione e di misura pari al 14,5% è la quota annua di ammortamento del costo di impianto del vigneto.
Nella slide precedente abbiamo evidenziato come il lavoro familiare sia la voce di costo più importante del costo annuo totale di coltivazione. Il grafico pertanto ripartisce il fabbisogno medio annuo totale di manodopera tra le varie operazioni culturali annualmente realizzate in vigneto. Allora, come si può vedere, la coltivazione di un vigneto allevato a guyot scarsamente meccanizzato necessita di circa 800-850 ore di lavoro manuale all'ettaro. Le operazioni culturali, che assorbono circa il 66% del fabbisogno annuo di manodopera, sono rappresentate innanzitutto dalle lavorazioni in verde, che assorbono circa 340 ore di lavoro a ettaro. Le lavorazioni in verde sono tutte quelle operazioni che vengono svolte in vigneto durante la bella stagione e comprendono quindi le operazioni di spollonatura, di sfemminellatura, cimatura, defogliazione e diradamento dei grappoli prima della vendemmia. A queste seguono la potatura invernale, che è comprensiva della trinciatura dei sarmenti, che necessita circa 210 ore per ettaro e quindi dalle operazioni di vendemmia e trasporto dell'uva in cooperativa, con circa 160 ore di lavoro per ettaro. Proseguiamo a presentare i risultati più salienti emersi dall'indagine economica condotta sul Guyot. La tabella sintetizza i risultati relativi al costo annuo di coltivazione e al costo di produzione relativo all'unità di prodotto nelle quattro ipotesi di studio che abbiamo fatto. Quindi senza aiuti pubblici e con aiuti pubblici, IVA esclusa ed IVA inclusa. In modo particolare, la tabella mette in risalto l'effetto dei contributi pubblici nel contenere i costi di coltivazione. Allora, per quanto concerne i contributi pubblici agli investimenti aziendali, come abbiamo già detto per il costo di impianto del vigneto, si è fatto riferimento al PSR 2014-2020 della Valle d'Aosta, che prevede un aiuto sull'acquisto delle macchine in misura pari al 40% dell'importo investito IVA esclusa e degli aiuti pubblici sul costo di realizzazione dei fabbricati, sui costi per la realizzazione dell'impianto del vigneto e dell'impianto di irrigazione a goccia nella misura del 50% sull'importo complessivamente investito, sempre IVA esclusa. Allora, facendo un raffronto dei valori IVA inclusa, è evidente come i contributi pubblici siano in grado di ridurre in maniera tangibile il costo annuo di coltivazione, che scende dai circa 22.000 euro nel caso in cui l'azienda non ricorra agli aiuti pubblici, ai circa 19.000 euro nel caso in cui l'imprenditore si avvalga di aiuti pubblici. Come si può vedere, la riduzione in termini di costo è pari al 13-14%. Questa riduzione poi si rifletterà anche sul costo unitario di produzione dell'uva, che passerà dai 3,18 euro al chilo nel primo caso ai 2,75 euro per chilo di uva nella seconda ipotesi. In ultimo facciamo un riepilogo e un confronto dei risultati salienti derivanti dall'indagine economica realizzata su un vigneto allevato a Guyot e a Pergola Valdostana Alta. Il raffronto dei risultati in tabella, IVA inclusa, evidenzia che la coltivazione della Pergola Valdostana Alta risulta più onerosa sia in termini economici che di fabbisogno lavorativo richiesto rispetto al Guyot. Il costo annuo di coltivazione infatti passa dai circa 22.000 euro del Guyot agli oltre 30.000 euro della Pergola, con un costo unitario di produzione dell'uva, IVA inclusa e senza aiuti pubblici, che varia tra i circa 3 euro al chilo della prima forma di allevamento agli oltre 4 euro al chilo della seconda, con un differenziale di costo tra le due forme di allevamento di circa 85 centesimi al chilo. Allo stesso modo, la conduzione di un vigneto allevato a Pergola Valdostana Alta, con
comporta praticamente il doppio delle ore annue di lavoro normalmente necessarie per la coltivazione di un vigneto agrino. Siamo a 1600-1650 ore per ettaro nella pergola contro le 800-850 ore per ettaro di un vigneto scarsamente meccanizzato a bio. Risulta infine evidente l'importanza dei contributi pubblici nel supportare le aziende viticole negli investimenti aziendali e nell'abbassare in maniera concreta il costo di produzione dell'uva, in misura mediamente pari al 9-10%. In ultimo, per tutti coloro che fossero interessati ad approfondire il tema, si fornisce il link per scaricare i due prodotti realizzati nell'ambito del progetto. Allora, innanzitutto la guida, che lo ricordiamo, riporta sinteticamente tutte le attività svolte dal partenariato coinvolto nel progetto e i principali risultati acquisiti. E poi il manuale tecnico, che invece descrive nel dettaglio e in maniera più approfondita tutte le attività svolte dall'Institut Agricole Régional e i relativi risultati a cui siamo giunti. È sottointeso che gli autori del manuale restano a disposizione per qualsiasi approfondimento e per fornire un supporto tecnico a tutti i viticoltori che fossero interessati ad applicare il modello economico che abbiamo messo a punto alla propria realtà aziendale. Vi ringrazio per la vostra attenzione.